Sono Giovanna Niero, una paziente malata di melanoma dal 2009. E oggi sono anche presidente dell'associazione AIMAME, Associazione Italiana Malati di Melanoma, e sono qui per aiutare tutti quelli che hanno bisogno a capire cos'è il melanoma e a superare gli ostacoli e soprattutto ad avere consapevolezza. Ho scoperto di avere un melanoma sul cuoio capelluto in una maniera un po' anomala, penso un po' come capita a tutti, perché il cuoio capelluto è un posto un po' particolare, un posto molto privato e che si trascura anche un po' per ignoranza. In realtà il mio problema iniziale era un piccolo, che io chiamavo brufoletto, che ho fatto vedere a mio marito, a chi mi stava vicino, ma non sembrava chiaramente dare segni di grosse problematiche. Quindi lo trascurai, continuai a fare la mia vita normale, pettinandomi, togliendo queste piccole crosticine che si formavano. Solamente molto più tardi, 3 anni dopo, decisi di farmi vedere da un dermatologo, quando la problematica si era aggravata. Oggi siamo qui per dare consapevolezza, per chiedere consapevolezza alla gente e di guardarsi anche nei posti un po' particolari e nascosti. E su questo ci possono aiutare, nel caso del cuoio capelluto, i parrucchieri e chi si occupa di estetica. Non abbiate paura di mostrare i vostri dubbi. I vostri dubbi sulle cose che cambiano nel vostro corpo, in particolar modo proprio nei punti in cui noi non possiamo vedere. Noi non possiamo verificare nel cuoio capelluto che cosa c'è e devono aiutarci gli altri. Per cui superiamo questo tabù di avere paura di avere qualcosa che non va, ma dimostrarlo quasi con fierezza, perché sapere salva la vita. Il melanoma purtroppo è una malattia subdola che lavora di nascosto e diventa metastatico. Le metastasi possono presentarsi negli organi vitali e soprattutto partendo dal cuoio capelluto la problematica più grave è che vanno anche nell'encefalo le metastasi, come ora sta capitando a me. Quindi arrivare in tempo, arrivare presto è fondamentale oggi per guarire, superare. La farmacologia ci aiuta, gli studi ci aiutano, oggi siamo arrivati ad un altissimo livello. Naturalmente causa molto spesso di melanoma è anche il sole. E ad esempio io ero ragazzina negli anni 70 e si usava molto la riga in mezzo, le trecce, no? Questi capelli molto tirati e questa riga centrale, e infatti il mio melanoma è spuntato proprio nel centro. Quindi attenzione al sole, a proteggere anche le zone che non si pensa, come per esempio anche quelle vicino alle orecchie, oltre che nel cuoio capelluto. E il problema è anche di prenderlo in tempo e quindi di accorgersi e di avere cura di se stessi. I familiari in questo caso sono molto importanti, sono molto importanti le persone che ti stanno vicino, perché dobbiamo volerci bene, dobbiamo voler bene al nostro corpo, quindi dobbiamo osservarlo, amarlo e dobbiamo anche scambiare questo amore con le persone che ci stanno vicine, osservandole nei punti più delicati. Quindi insomma avete capito che la diagnosi precoce, oltre a salvare la vita, risolve anche dei grossi problemi di vita serena. Quindi affidiamoci anche ai consigli e ascoltiamo chi nota qualcosa di particolare, e soprattutto invitiamo i parrucchieri o chi ci guarda da vicino a non avere paura a segnalare eventualmente qualsiasi dubbio di cose che non piacciono,
perché prima le togliamo, prima le osserviamo, prima le facciamo vedere e prima ci possono aiutare a vivere meglio e soprattutto a vivere. Questo è fondamentale.